ci avete richiesto davvero in tantissimi da quando ci siamo trasferiti a vivere qui in casa nuova, il video home tour di come l'abbiamo cambiata questa casa. Quindi qui sotto vi lascio il vecchio home tour di quando l'avevamo appena presa, così nel caso qualcuno non l'avesse visto può vedere le differenze se siete curiosi. Ovviamente la casa non è ancora finita di ristrutturare, ahimè, non è ancora finita, però il grosso lo abbiamo già fatto. Non abbiamo finito la ristrutturazione perché abbiamo avuto alcuni problemi, però mi auguro che nelle prossime settimane, massimo qualche mese, di finire tutto. E ovviamente non è ancora arredata, ci sono poche cose, pochi armadi, la cucina e poche cose, però vi faccio vedere come l'abbiamo cambiata perché il grosso ormai è già fatto. Quindi iniziamo subito questo home tour completo di come abbiamo cambiato la nostra casina. Mi raccomando, lasciate subito un like di supporto e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti al nostro canale, e iniziamo subito. Sono indecisa se iniziare dall'ala non ancora finita, infatti vedete il buio come cambia totalmente, o dall'ala finita, di qua o di là. Iniziamo di qua, così poi entriamo dentro. Allora, questa è la porta che delimita lo spazio ristrutturato dove viviamo da qui. Ah, c'è un gattino, c'è Bigiolina, il primo gattino che incontriamo. E qua che è l'entrata di casa nostra, dove abbiamo rifatto anche la porta esterna, perché l'abbiamo fatta uguale alle porte interne. E queste qua vedete che ancora ci sono i lavori, quindi abbiamo alcune maniglie chiuse qui, come vedete. Non fateci caso, qui abbiamo montato le porte, però questa qui è da cambiare. Comunque questa è la porta d'ingresso, qua ci sarà tutto l'ingresso dove farò fare una struttura che già ho in mente. Questa porta vi dicevo che sarà cambiata perché hanno sbagliato le misure, è troppo corta, quindi Ale tocca praticamente. Invece questa è la terrazza, quasi finita, però mancano ancora le luci e manca ancora qualcos'altro, ecco, mancano qua le ante per chiudere, vedete? Per chiudere queste sorti di armadi, sgabuzzini, cose così. E questa invece è la vetrata più grande che delimita la terrazza dal salone. Questo è tutto il salone che deve ancora finire, e ovviamente vedete che c'è ancora tutto il materiale dell'impresa di qua, di là, un po' l'hanno tirato via, ci abbiamo messo anche la bici perché non sappiamo ancora dove metterla. Poi qui invece abbiamo l'altra porta, l'altra vetrata che delimita il salone. Qui ci sarà un divano che ci consegneranno a breve. Qui invece c'è l'altra parte del salone, che è la sala da pranzo, qui dove abbiamo registrato il video a cena in famiglia. Il tavolo è arrivato finalmente, abbiamo anche delle sedie. Qui chiudo perché sennò entra la polvere, quindi qua chiudo. Questa è la sala da pranzo, mi spiace per l'eco, ma come vedete non c'è niente, bisogna ancora finire tutto. E qui abbiamo due porte, guardate che accendo la luce perché sennò è tutto buio, eco buio, la nostra lampadina. Comunque qui vedete che ci sono due porte, una e due. Questo è il bagno di servizio, adesso non lo usiamo noi, è un bagno completo, ci sono due porte, vedete che anche qui è messo in sicurezza, e poi c'è un bagno che poi dopo va ad aprirsi, questa non so se si riesce ad aprire, si apre in ufficio, ecco, dopo magari ci torniamo dall'altra parte. Tutti i nostri bagni sono, i due bagni sono comunicanti, ma due stanze, e invece questa porta dopo ci porta direttamente nella parte vivibile di casa. E qui è arrivata Bigiolina. Bigiolinda. Noi prima eravamo andati da questa porta, così, giusto per capire. Ok, quindi
siamo arrivati nella parte visibile di casa. Qui subito a destra abbiamo la cucina, che è l'unica cosa che è arrivata più o meno in tempo, più o meno. E fatemi sapere se volete vedere bene la cucina, vi faccio un video e ve la presento, perché a me piace tantissimo, tantissimo, l'adoro, l'adoro. E qui invece abbiamo un piccolo sgabuzzino con la porticina per i gatti, che non hanno ancora utilizzato, e lì è il nostro sgabuzzino. Abbiamo fatto fare questa struttura in alluminio dove mettere tutte le robe. Qui vedete ancora delle piastrelle che vanno portate dall'altra parte. Qui intanto Bisciolina mangia. E poi ci addentriamo, qui iniziano le stanze, qui vedete, questa è la parte che io adoro di più di casa, io adoro questo corridoio, cioè voi non potete capire, ma io adoro questo corridoio, mi piace tantissimo, poi me lo immagino con tutti i quadri, quando ci saranno i quadri del papà di Ale, che era un artista, e quindi me lo immagino proprio già completato. Questo è il nostro armadio a parete, un po' contenitore, che va a contenere un po' tutto. Poi qui incontriamo la prima stanza, che è l'ufficio. Lo abbiamo adibito ad ufficio. Qua c'è Ale che sta lavorando. Qua ci sono un sacco di cartoni che dobbiamo ancora sistemare, però ci sarà una stanza proprio dedicata ai cartoni che magari non vedrete. Questa è la mia scrivania, per ora io mi sono messa qui perché dietro qua abbiamo fatto noi un armadio a parete con tutte le cassettiere dove io andrò a mettere tutte le mie cose, i trucchi e tutto, perché chi non lo sapesse, io ho un sito beauty e quindi mi occupo di tanto make up, tanto tanto tanto, infatti come potete vedere c'è make up ovunque. Qui c'è una struttura che è proprio per i video, e poi invece qua c'è un altro armadio a muro per le cose di lavoro, ecco. Poi usciamo da questa stanza e arriviamo, plam plam plam, arriviamo alla seconda stanza, che è la stanza dei bambini. Aspettate che accendo la luce, ovviamente vedete che qua manca tutta la cameretta che stiamo però progettando, stiamo ultimando la progettazione perché volevamo creare una cosa particolare, comunque su misura, per sfruttare tutti gli spazi. E intanto vado a coccolare Romino, perché se si lasciano le stanze aperte loro entrano. Quindi qui Ricky al momento dorme un po' alla giapponese, Sebastian gli avevamo portato la sua culletta, e poi qui abbiamo l'armadio che, se ci seguite nei family vlog, in verità era completo, aveva tutte e due le sue ante. Poi però un'anta ha avuto un problema e quindi il mobilificio è venuto e se l'è portata via per sistemarla. E poi qui abbiamo una porta che ci porta direttamente al bagno dei bimbi, e lì in fondo vedete un'altra porta, perché come vi dicevo, come l'altro bagno, anche questo bagno comunica sempre con due stanze, e quella stanza lì dietro sarà la mia cabina armadio, e al momento invece è solamente un magazzino di scatole del trasloco. Quindi è l'unica stanza che non vi farò vedere perché è praticamente solo un magazzino, e tra l'altro l'abbiamo anche chiusa per non far entrare i gatti, perché dovete sapere che io ho un gatto bellissimo nero che apre tutte le porte, e adesso lo vediamo. E lui, questo signorino, se non chiudiamo le porte, apre tutto, sì, il signorino. Intanto siamo arrivati, si è svegliato, l'ho svegliato il ciccionazzo, siamo arrivati all'ultima camera. Aspettate che accendo un po' di luci per fare un po' di luce, ecco, un po' ripetitiva. Qui abbiamo questa torretta, ovviamente anche qui manca tutto, qui manca il nostro letto, mancano le lampade, manca tutto, manca praticamente tutto, manca lì la cabina armadio, ma andiamo per gradi così non vi confondo. Questa è la stanza principale, quindi mia e di Ale. Qui andrà il letto, qui a parete andrà praticamente una parete palestra, non vedo l'ora di farvela vedere. E
qui abbiamo l'iRobot che ci sta lasciando, la televisione che non guardiamo, non specchio, ciao! E qui abbiamo quest'altra parte dove praticamente, vedete qui, ci sarà una vetrata scorrevole, praticamente come quelle della sala, ma non in legno. E qui ci sarà la cabina armadio di Ale, qui vedete i miei attrezzi, il tiragraffi, perché qui prima, se vi ricordate, c'era un altro armadio, quindi qua siamo proprio un po' accampati. Poi qui abbiamo il terzo bagno, aspettate che accendo anche qua le luci, così si vede un po'. Qui abbiamo il nostro bagno, questo è da cambiare, infatti andremo domani per andare a vedere qualche altro modello con tutti i mobili. Qui abbiamo le due lettiere dei gatti che non vi consiglio assolutamente, sono pessime. Qui abbiamo la doccia e poi qui c'è una porta che ci porta direttamente in lavanderia. E qui ho già commissionato una struttura per andare a coprire quella roba orribile lì sopra che odio e poi per andare poi a mettere tutte le robe, per sfruttare bene gli spazi. Qui ovviamente abbiamo anche un po' di piastrelle che non mancano mai. E basta, questo home tour è terminato, io vi ho fatto vedere veramente tutta casa, avete visto che siamo proprio a livello proprio grezzo, dall'altra parte deve ancora finire la ristrutturazione, ma deve ancora proprio, dobbiamo finire di arredarla, bisogna avere il tempo, cioè una cosa che noi vogliamo tantissimo è scegliere bene con calma le cose e non essere precipitosi, perché abbiamo sognato questo momento da una vita, da che ci conosciamo, e quindi non abbiamo fretta sinceramente. L'unica cosa per cui ho fretta è la cameretta dei bimbi, perché magari Riccardo vuole portare magari qualche suo amichetto per fare i compiti o qualcosa, ma anche al di là di questo, proprio per loro, non vedo l'ora di sistemare la loro cameretta. Invece poi per tutto il resto sinceramente non ho tutta questa fretta, preferisco essere sicura al 1000% su ogni cosa, su ogni mensola, anche la mensolina. Comunque, questo home tour è terminato, io spero di avervi fatto compagnia, di avervi fatto vedere bene la casa senza avervi confuso, mi scuso per l'eco, per il casino, vi mando un super bacio e mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un like di supporto e di iscrivervi al nostro canale. Vi mando un altro bacio, ciao!